Bentornata, bentornato. Se non mi conosci, recupera assolutamente il video che trovi qui o in descrizione. Questo è il primo video del corso completo e gratuito che ho deciso di caricare qua su YouTube, disponibile per tutti, per imparare a disegnare. Come avrai capito dal titolo, partiamo dalle linee, quindi tira fuori matita e fogli bianchi per iniziare l'allenamento. Cercherò di essere più breve e sintetica possibile per non annoiarti, ma ricordati bene che la cosa importante non è guardare il video, ma fare subito l'esercizio che ti propongo. Se ti stai approcciando ora al disegno, saprai benissimo quanto è difficile fare delle linee pulite e decise. A questo problema c'è una soluzione semplicissima, ovvero allenarsi con l'esercizio che vedrai tra poco. Sicuramente ci saranno anche altri metodi per migliorare il tratto, ma io conosco bene questo perché mi era stato insegnato a scuola e sono sicura che funziona perché l'ho già provato. Le linee sono la forma più essenziale nel disegno, per questo bisogna essere pronti a tutto e con la mano calda. Infatti, gli esercizi che vedrai tra poco ti consiglio di farli come allenamento ogni volta prima di iniziare. Come avrai intuito, fare una linea corta è molto, molto, molto più semplice che fare una linea lunga. Infatti, l'errore che fanno molte persone quando si approcciano al disegno è di non sforzarsi a fare delle linee lunghe e continue. Si notano spesso tra i principianti queste linee tutte riprese tratteggiate che alla fine risultano molto sporche e indecise. Questo problema va risolto il prima possibile per acquistare sicurezza e per fare anche dei lavori molto 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 più belli. È arrivato il momento di tirare fuori matita e foglio e inizia a disegnare con il righello, mi raccomando, 4 o più quadrati da 8x8 cm. Nei prossimi giorni ripeti questo esercizio e aumenta i quadrati a 10 cm e poi a 12 cm. Tieni il foglio sempre nella stessa direzione e non muoverlo, mi raccomando, questa è una cosa molto 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 importante. E iniziamo a disegnare a mano libera dentro il quadrato delle linee verticali, tenendoci come punto di riferimento le linee dei bordi del quadrato. Non calcare con la matita, fai un tratto leggero e con il solo movimento del polso traccia la linea. Non ti fermare, mi raccomando, se no questo esercizio risulterebbe inutile. Ricorda, se è difficile, è la strada giusta. Non cancellare neanche una linea di quello che stai facendo e non buttare via nulla. Insisti se proprio vedi che non ti vengono bene le linee, ma comunque ricordati che non devono essere perfette perché le stai facendo a mano. Vedrai che con il tempo, giorno dopo giorno che farai questo esercizio, migliorerai e quando paragonerai i primi esercizi con gli ultimi, vedrai una differenza incredibile e sarà anche una cosa molto motivante. Dopo il primo quadrato, fai la stessa cosa però facendo le linee orizzontali, diagonali e curve. Prova a farli in tutte le direzioni che ti vengono in mente e non ti demoralizzare se le linee vengono storte, ricordati sempre che è un esercizio. Piuttosto, una cosa che non ti devi dimenticare è non ruotare il foglio. Incolla dal tavolo se non ce la fai a non ruotare. Un'altra cosa da tenere in considerazione mentre stai facendo questo esercizio è di non seguire le linee che stai facendo, ma di pensare di dover fare sempre la linea migliore di tutte. Ho detto tutto quello che volevo dire per questo esercizio, quindi ci vediamo nel prossimo video delle sfumature. Ciao! Clicca qui, oppure clicca qui, quello che vuoi.